rete alla radio. Dalla rete alla radio. Dalla radio alla rete. Un programma in collaborazione con i gruppi Fasobo. Biodiversità agraria, poi declineremo che cosa vuol dire in tutti gli aspetti, soprattutto la nostra biodiversità, quella marchigiana. Questo evento Urbino Slow, ve lo leggo, in collaborazione appunto con gli assessorati all'agricoltura e alla promozione turistica e commerciale del Comune di Urbino, con Assam e Slow Food. E allora, siccome ho detto Assam, abbiamo qui l'amministratore, il dottor Gianluca Caras, che invito appunto ad aprire lui, ovviamente, come tra virgolette padrone di casa, uno dei padroni di casa, questo convegno. Dopodiché diamo il via e ci addentriamo proprio nell'argomento con le colleghe, qua la dottoressa Micheletti e il nostro medico, poi scopriremo chi è. Dottor Caras, a lei la parola. Buongiorno a tutti, voglio ringraziare innanzitutto il Comune di Urbino, qui c'è il sindaco accanto a me Maurizio Gambini, l'assessore Crespini che arriverà, ma soprattutto voglio ringraziare Marco Menghini per aver accettato l'invito. Grazie. È cosa non scontata, in quanto Marco Menghini, oltre ad essere un bravo agronomo, è il presidente degli agronomi delle Marche. Quindi, ma è anche un volto noto della televisione, perché è un consulente di Linea Verde, è un programma che tutti voi conoscete, ed è un esperto dei temi che andremo a trattare. Quindi poi ringrazio l'Università, che è qui presente, l'Università Politecnica delle Marche, e ringrazio Ambra Micheletti dell'Assam, perché è con lei, diciamo, il pilastro che all'interno dell'Agenzia per lo sviluppo del settore agroalimentare delle Marche si occupa di biodiversità. E da anni lavora in maniera intensa a creare, diciamo, a dare seguito, a dare attuazione a quella che è la legge regionale sulla biodiversità. Praticamente che cosa vuol dire, che cosa fa questa legge? Questa legge praticamente tutela i prodotti autoctoni marchigiani in via di estinzione, che hanno un valore praticamente storico, hanno un valore culturale, hanno un valore ambientale e chiaramente hanno un grande valore per i quali questi prodotti devono essere chiaramente tutelati, salvati e valorizzati. Come si valorizzano praticamente, come si tutelano, come si conservano questi prodotti? Da un lato l'Assam si è dotata praticamente innanzitutto come si esprime un prodotto per essere salvaguardato, valorizzato e tutelato. C'è un cosiddetto repertorio regionale dove praticamente questi prodotti vengono iscritti dopo una verifica chiaramente di una commissione di controllo che verifica che questi prodotti poi dal punto di vista diciamo storico e culturale e quindi paesaggistico hanno, e quindi ambientale hanno quei requisiti per essere tutelati e valorizzati. Dopodiché da un lato noi conserviamo il germoplasma attraverso la banca del germoplasma che abbiamo presso l'Assam a Monte San Polo vicino a San Benedetto per intenderci. Dall'altro abbiamo queste figure che sono gli agricoltori custodi che ne sono all'incirca 30 in tutte le Marche e sono quelli che mantengono il know-how della coltivazione, sono quelli che quotidianamente si occupano della coltivazione, si occupano quindi
della cura di questi prodotti e sono coloro che poi troverete all'interno dei mercatini dei prodotti delle biodiversità, che alle 11 andremo praticamente a far visita e quindi inaugureremo. Prima di dare la parola al sindaco, volevo praticamente ringraziare l'Istituto d'Arte di Urbino, che è qui presente, il Liceo Classico Raffaello di Urbino e il Liceo Scientifico Laurana. Voglio ringraziare i presidi, voglio ringraziare i professori per questa grande attenzione, perché non era scontato la presenza di così tanti studenti, non era scontato che un giorno dei giovani potessero affacciarsi a questi prodotti. Siccome l'obiettivo di questa iniziativa era far conoscere a chi sarà la classe dirigente del domani, anche a quella attuale chiaramente, ma alla classe dirigente di domani, quindi ai giovani, far avvicinare tutti voi a questi prodotti che sono i prodotti delle Marche e quindi sono quei prodotti che vanno valorizzati e tutelati. A questo punto do la parola al padrone di casa, anzi io prima di dare però la parola a Maurizio Gambino, non me ne voglia, vorrei dare la parola a Giovanni Magnoni, che è il presidente del legato Albani, che insieme a noi ha organizzato questo evento e ci ospita. Un saluto flash qui. Buongiorno a tutti, io devo ringraziare soprattutto l'Assam, il Comune, Slow Food per questa manifestazione, questo evento, questo primo evento che è un evento molto importante. Noi stiamo cercando di valorizzare sempre di più questo bellissimo palazzo con eventi di questo tipo che portino soprattutto gente, turismo in Urbino per far vedere la nostra città. E quindi mi auguro che oggi, in questa giornata che parte da questa mattina con tutta la spiegazione della biodiversità, poi si svolgerà nella Piazza delle Erbe con l'apertura dei mercatini e si concluderà poi nel pomeriggio con la presentazione della guida di tutte le birre d'Italia. E in finale questa sera avremo Giorgio Covazza che ci farà lo spettacolo di intrattenimento con due gruppi musicali. Spero che sia di vostro gradimento e che ci sia tantissima gente all'interno della città. Grazie a tutti. Bene. Sindaco, mi è arrivato. Sì, buongiorno a tutti. Il mio chiaramente sarà solo un saluto di introduzione, chiaramente il saluto mio e della città di Urbino a questo evento e a questo dibattito su un tema chiaramente a noi che sta molto a cuore a tutti quanti noi. Come molti sanno, tra l'altro sono, come si può dire, questa mia doppia veste da sindaco, ma soprattutto da imprenditore agricolo, della mia professione classica, mi è molto vicina. Ringrazio chiaramente Gianluca Carlos, ringrazio Slow Food che ha voluto scegliere la nostra città. Abbiamo siglato la settimana scorsa un accordo per cui ci saranno iniziative rivolte proprio al settore dell'agroalimentare, dell'alimentazione e della buona alimentazione. Questa è la cosa che mi preme di più. Cioè, bisogna che noi riprendiamo in mano la nostra vita, il nostro modo di vivere, del mangiare buono e giusto. Dico questo perché volevo introdurre un argomento, proprio poi un flash sul fatto dell'evento di oggi, sul malto piacere, quindi un prodotto dell'alimentazione, perché è un prodotto alimentare. La birra non è un alcolico nei paesi del nord Europa, è considerato un prodotto alimentare. Io lo conosco perché questi temi li affrontiamo quando andiamo nelle fiere con i nostri prodotti dell'agroalimentare. Però spesso si degenera, io vi lascerò fra 10 minuti perché andrò proprio ad affrontare un tema, quello del giovedì sera a Urbino, introduco un argomento caldo con tutti gli esercenti della città, perché noi non possiamo più permettere che si abusi, come si sta facendo, il consumo dell'alcol, del bivacco generale, e quindi ho chiamato a raccolto tutte le forze dell'ordine e gli esercenti proprio per contrastare questo fenomeno. Come si sposa questo fenomeno al vino con il tema
della buona alimentazione, dell'uso corretto delle bevande, no? Come la birra, si sposa perfettamente. Noi dobbiamo educare le persone al consumo, questo credo che sia buona regola. Però tornando al tema dell'alimentazione e della biodiversità, se noi siamo il fulcro, è nel nostro programma appunto di governo valorizzare a Urbino, ma in tutto il nostro territorio, valorizzare l'eccellenza del nostro territorio, e da questo può scaturire e deve scaturire un'economia importante che credo che ci porti, che ci possa portare lontano. Quando parliamo di biodiversità, ovviamente parliamo di tanti prodotti che magari una volta venivano coltivati in queste aree. Vi faccio degli esempi solo per farvi capire: il lino, il seme di lino, il lino da fibra che poi è anche il seme, i legumi, tanti legumi che venivano coltivati in questi territori che negli ultimi periodi, anche attraverso l'aiuto e l'indirizzo dell'ASAM, delle università che stanno portando avanti dei progetti importanti per far rimettere nella coltivazione, nell'utilizzo questi prodotti che vanno nella direzione appunto di garantire una biodiversità. Noi siamo un paese sviluppato, non ci siamo neanche accorti, siamo andati in una direzione diversa negli ultimi decenni. Però la biodiversità in altri paesi in via di sviluppo è una garanzia importante per la sopravvivenza dell'uomo. Faccio un breve passaggio perché è chiaramente un argomento molto difficile e complesso, però nei paesi appunto ancora meno sviluppati la garanzia della vita è data dai produttori agricoli con la detenzione del seme, del proprio seme che viene riprodotto anno per anno. Invece le ditte sementiere che negli ultimi decenni hanno portato alla deviazione, quindi alla detenzione, addirittura a fare in qualche modo la loro garanzia personale detenendo il seme, i semi, la biodiversità è una garanzia di democrazia. Quindi noi anche questo tema di oggi c'entra anche con la democrazia, secondo me. Ecco, quindi nei nostri territori che sono bloccati, la nostra città, ieri abbiamo parlato anche su un altro progetto, proprio il contenitore Urbino deve essere il centro, noi lavoreremo perché diventi il centro dello sviluppo della qualità della vita, della biodiversità, e da qui è un tema economico importante che può andare a svilupparsi per garantire al nostro paese uno sviluppo su questo tema della trasformazione agroalimentare, della coltivazione, del benessere e della vita. Un nuovo modo di vivere, magari un po' più lento, meno veloce, ma che deve garantirci la nostra qualità della vita. Oggi è una giornata, prima lo diceva Pagnoni, importante per la nostra città perché parte questo processo di sviluppo di questi temi. Oggi è il primo giorno, un altro piacere in concomitanza con questo convegno che parla di biodiversità, però di questo ne vogliamo fare tanti. Di questo ringrazio appunto il presidente regionale del Baro di Slow Food perché insieme faremo questo percorso. Quindi, devo dire che sono particolarmente contento perché inizia il grande lavoro che in questa città vogliamo fare, in questo territorio, per portare avanti questi temi e per svilupparli al massimo. Io ringrazio ancora una volta Gianluca Carras, l'ASAM chiaramente, per averci dato questa possibilità e questa opportunità, e spero che ce ne siano tante altre come quella di oggi. Grazie. Questo impegno. Io però prima di lasciarti andare volevo ringraziare Copazzi di Slow Food e volevo lanciare una proposta, perché oltre a discutere sulla conservazione e valorizzazione delle biodiversità, un convegno deve essere un momento di riflessione, di elaborazione e di proposte.
Maurizio, caro sindaco, noi vorremmo candidare, diciamo, Urbino con questo spazio del legato al bagno, il Collegio Raffaello, ma anche con quello spazio della Data, a diventare un polo enogastronomico del Montefeltro e a prospettarsi, diciamo, all'interno di questa cornice, di questa provincia, ma di questa regione, come un riferimento unico per un modello agroalimentare marchigiano, perché fino a questo momento noi non abbiamo avuto il bisogno di avere un modello agroalimentare, perché avevamo il cosiddetto modello alla Giorgio IV, quello che funzionava, le piccole e medie imprese. Siamo partiti da una realtà agricola, quella marchigiana, per poi passare a una regione manifatturiera che si occupava di piccole medie industrie. Dopodiché, che cosa è successo? Questa globalizzazione dei mercati, non la globalizzazione dei diritti, ci ha portato ad avere una disuguaglianza del costo del lavoro, della produzione, e quindi gli imprenditori hanno trovato più convenienza a delocalizzare. Qual è il loro fattore competitivo? Andare all'estero, produrre all'estero. Allora noi su che cosa dobbiamo investire, Maurizio? Su qualche cosa che non può andare all'estero, non può essere delocalizzato. Ambiente, paesaggio, territorio, agroalimentare, beni culturali e capitale umano. Questo è il futuro per Urbino, questo è il futuro per le Marche. Allora noi ci candidiamo con questi luoghi che sono il palcoscenico delle Marche e il palcoscenico dell'Italia, perché voglio ricordare, qui è nato il Rinascimento italiano, e quindi noi vorremmo riproporre un nuovo Rinascimento attraverso il modello agroalimentare marchigiano che parte da Urbino. Grazie. Sulla Data, per Natale, come luogo che ha appena descritto Gianluca, che non lo volevo svelare, perché invece ha introdotto questo argomento, che è un argomento su cui lavoreremo nei prossimi mesi. Grazie della presenza. Grazie sindaco. E beh, allora, dopo questi interventi, quello del sindaco, che è anche un imprenditore agricolo, ha lanciato, diciamo, dei messaggi importanti. Ha parlato di cibo buono e giusto, e non si può avere un cibo buono e giusto se non quello del territorio, quello derivante da prodotti antichi, del seme. Se apriamo la questione seme, ci stiamo qua due giorni. Vi ricordo che la Commissione Europea voleva vietare, sapete tutti, la vendita dei semi tra agricoltori. Il Parlamento fortunatamente si è opposto, speriamo che non passi questa cosa, perché altrimenti saremo alla follia. Si sente? Sì, vabbè, se no mi siedo, anche se non mi vedete la stessa cosa. Quindi ha lanciato dei messaggi forti, sono tutti legati all'argomento di oggi, a quello che è la questione della biodiversità. E quello che volevo dire, le Marche, perché hanno questo patrimonio immenso? Come diceva il dottor Cavas, le Marche nel bene e nel male hanno avuto quella forma, diciamo, di gestione agricola che era la mezzadria. Dico nel bene e nel male, i ragazzi forse ne sanno poco di questa cosa, ma che cos'era la mezzadria? La mezzadria era una forma di gestione agricola dove c'era un'azienda che oggi noi chiamiamo azienda multifunzionale, ma quella volta era quella cosa, l'azienda multifunzionale, dove ci si cibava di biodiversità, cioè ci si cibava dei prodotti locali, dei propri prodotti, dei propri semi. Quindi non è che abbiamo scoperto nulla oggi, dobbiamo forse ritornare un po' a quei modelli. Si parla di decrescita felice, anche qui potremmo aprire, diciamo, una grande parentesi. Bisogna sempre trovare un compromesso, dobbiamo andare avanti, guardare avanti, ma con un occhio sempre a quello che c'è stato dietro e al passato. Questo progetto della biodiversità marchigiana, io ho detto già all'amministratore altre volte, siamo quelle poche regioni che stanno lavorando benissimo sulla biodiversità. Io giro l'Italia con il mio verde, non solo. Vi posso dire che qua si sta lavorando seriamente, anche se nelle altre regioni ovviamente c'è una biodiversità eccezionale. Domani metteremo in onda una puntata dal Trentino dove parliamo tra l'altro di mele del Trentino, perché quando si parla di mele trentine si parla della Golden, della Stark, ma il Trentino c'ha una biodiversità melicola che è la fine del mondo, domani vedrete.
ma non stanno facendo tanto. Perché? Perché quindi ci sono le lobby dei melicoltori, delle aziende. Voi sapete che molte varietà sono sotto brevetto, i melicoltori non possono piantare meli se non sotto responsabilità del brevetto, se non dietro, diciamo, l'ok, questo food mi sta dicendo l'ok, diciamo, di coloro che detengono il brevetto, e queste sono, queste cose sono anche per i semi. Quindi la biodiversità vuol dire libertà nella produzione, libertà nella trasmissione della cultura, della tradizione. Se le Marche dal rapporto Censis sono risultate quest'anno la regione più longeva d'Italia con 509 ultracentenari, c'è un motivo. Il motivo è che quelle generazioni forti si sono create con la mezzadria, con la biodiversità interna. Speriamo che continui, dobbiamo mantenerla questa cosa se vogliamo rimanere longevi. Quindi biodiversità non vuol dire soltanto la produzione, vuol dire la biodiversità nella trasformazione, nella preparazione, nella conoscenza, nella trasmissione della conoscenza, della tradizione. Questi sono valori che non dobbiamo perdere. Quindi non è soltanto mantenere il seme nella banca del germoplasma, che ovviamente è la cosa primaria e fondamentale, ma poi lavorare dietro a quella cosa. Mi raccontavano i coltivatori di radicchio di Chioggia che si coltivano ancora insieme negli anni 30, lì ci sono racconti di famiglie dietro, ci sono racconti degli agricoltori, dei nonni, dei bisnonni che si raccontano come quel radicchio nacque, quel tipo di radicchio resistente alle malattie, che non ha bisogno, insomma, di grandi trattamenti. Quindi non è solo il mantenimento del DNA, della genetica, ma il mantenimento di una serie di valori della biodiversità. Noi nelle Marche siamo fortunati ad avere una, diciamo, no, buona varietà di specie appartenente a questo, dobbiamo mantenerle. Beh, io a questo punto smetterei, poi magari manteniamo attivo questo, no, questo convegno, anzi interattivo, quindi stuzzicherò tutti qua dentro, compresi voi. E allora a questo punto il dottor Caro, il dottor Caro ha già anticipato qualche concetto del lavoro che stiamo facendo qua nelle Marche, che stanno facendo, che sta facendo l'ASAM qua nelle Marche. Beh, io a questo punto passerei proprio la parola a chi, come diceva l'amministratore, il pilastro diciamo della questione, alla collega Ambra Micheletti, che ci racconta appunto come nacque un po' il lavoro sulla biodiversità delle Marche, come si sta lavorando, qual è il rapporto tra l'ASAM e gli agricoltori custodi. Forse qui qualcuno ne abbiamo, poi magari alla fine li facciamo anche intervenire per raccontare le loro esperienze. E allora Ambra, raccontaci qualcosa, ti tengo viva comunque nella tua elucubrazione, prego. Rapida. Ma insomma anche no. Buongiorno a tutti. Allora, la legge regionale applicata di queste risorse genetiche nasce nel 2003 ed è la numero 12. Da quell'anno in pratica ci siamo strutturati per gestire praticamente gli strumenti operativi della legge, che sono sostanzialmente il repertorio regionale e la rete di conservazione e sicurezza. Questo è un po' la rete e il sistema di gestione di queste risorse. Nel repertorio vengono iscritte tutte queste varietà di cui abbiamo accennato, queste importanti risorse genetiche. E il repertorio si compone sostanzialmente di una sezione vegetale e di una animale. All'interno della sezione vegetale poi comprendiamo in pratica tutte le risorse arboree e quelle erbacee. Allora, negli anni appunto siamo arrivati ad un congruo numero di iscrizioni nel repertorio, siamo a circa 80 cessioni tra animali e vegetali. Che cosa vuol dire cessioni? Scusa, perché l'abbiamo chiesto più volte. Allora, indica proprio specificatamente la varietà e l'ecotipo in cui questa varietà si è adattata. Quindi spesso la cessione indica anche il luogo dove questa risorsa si è appunto adattata. Infatti il concetto fondamentale che rappresenta e descrive queste risorse è il nome sotto cui le comprendiamo, ovvero sulle varietà locali. La varietà locale è appunto descritta e definita da una specifica adattabilità ambientale, perché appunto in quell'ambiente specifico si è adattata nel tempo e quindi in quel contesto è diventata resistente a la gran parte delle avversità e quindi si è appunto conservata nel tempo. Oltre a questa adattabilità ambientale, che è specifica anche del suolo dove si è insediata,
c'è anche lo stretto legame con il territorio e quindi con la tradizione di quel territorio, e le abitudini, le conoscenze di quella popolazione che l'ha sempre coltivata, l'ha recuperata, ha creduto in quella risorsa e quindi l'ha portata sino ad oggi. Tornando al numero in pratica delle accessioni che vi dicevo, adesso stiamo adottando varietà iscritte. La prossima settimana abbiamo un'altra commissione, abbiamo lavorato tutto l'anno, quindi probabilmente saliremo anche di quasi 20 accessioni, speriamo. E nel tempo praticamente abbiamo portato avanti dei censimenti in tutto il territorio e quindi le risorse che abbiamo sostanzialmente recuperate e adesso conservate sono molto di più. In banca siamo arrivati a conservare all'incirca 450 accessioni. Ovviamente perché, insomma, il numero non è pari a quello del repertorio, perché molto spesso abbiamo recuperato un seme da da un agricoltore che anche lui è un po' a rischio di estinzione, perché ormai si tratta di persone anziane che però hanno molto, insomma, da raccontarci. Spesso avevamo conservato quel semino in un barattolo e quindi il nome era quello che gli aveva dato praticamente il nonno e sappiamo un poco di più. Quindi per il momento abbiamo comunque cercato di recuperare tutto il materiale e lo conserviamo nella banca di germoplasma. Di anno in anno cerchiamo di caratterizzare tot accessioni, per cui valutiamo se spesso si tratta della stessa risorsa e quindi magari c'è solamente un nome diverso perché da un comune rispetto ad un altro paese lo chiamavano semplicemente in modo differente. Oppure, e poi lo caratterizziamo da un punto di vista agronomico. Quando poi, oltre alla descrizione agronomica di quella risorsa, abbiamo anche tutta quella ricostruzione storica di quella risorsa, che è un altro gradino e un passaggio importante per la descrizione di quella risorsa, quindi tutta la storia. Il requisito per legge è la risorsa deve essere autoctona, quindi nata, originata insomma, nella nostra regione, o comunque coltivata da almeno 50 anni. Quindi un po' la ricostruzione storica serve anche a capire questo, quando non ci sono insomma, dati riferiti agli annali agrari o comunque ad altre informazioni iconografiche, riusciamo a ricostruire un po' la storia dalla storia aziendale, quindi dal racconto che l'azienda ci fa. Questo insomma per descrivere l'operatività della legge. Abbiamo detto che, insomma, che la prossima settimana si riunisce una nuova commissione, una nuova riunione sì, di quest'anno, e è la commissione scientifica che appunto va a valutare le iscrizioni, quindi la commissione è composta da agronomi, da rappresentanti da professori universitari, rappresentanti di associazioni di categoria, comunque tutte persone che lavorano in questo ambito e hanno un'informazione notevole su questi aspetti. E la commissione va appunto a valutare questi parametri, quindi sia dal punto di vista agronomico che dal punto di vista storico. E quindi poi procediamo appunto all'implementazione del territorio. L'altro strumento operativo della legge è la rete di conservazione e sicurezza. La rete, come dice appunto la parola stessa, comprende tutti coloro che nel nostro territorio conservano queste risorse. Quindi sono gli stessi, come abbiamo nominati prima, agricoltori custodi, che sono coloro che garantiscono in pratica la conservazione in situ, si dice, cioè nel luogo in cui queste risorse appunto sono nate e si sono adattate. Dall'altro lato invece la conservazione ex situ, quindi lontano dal luogo di adattamento, viene fatta appunto attraverso la banca del germoplasma, che abbiamo citato prima, che è la sede regionale presso l'Istituto CRAI di Val San Polo, per la parte erbacea. Per la parte arborea, nei campi catalogo, quindi sono i campi collezione che abbiamo sia nell'azienda dell'Assa di Vantaso e un duplicato presso i campi dell'Università Politecnica del Marche. Oltre agli agricoltori e alle banche rispettive, compongono questa rete anche tutti gli agricoltori che magari per interesse, perché sono appassionati di questa materia, ci vengono a richiedere i semi e quindi poi magari li sperimentano nel loro orto di casa.
o comunque tutti coloro che acquistano materiale di paiestico, sia olivicolo che frutticolo, sempre presso i vai dell'Asti. Comunque abbiamo cercato negli anni di ripopolare, insomma, con le varietà di arbori iscritte nel repertorio. E quindi, ecco, poi in questa rete a mano si sono inserite anche le scuole, per esempio, perché abbiamo fatto dei progetti con anche scaduto il 30 settembre il bando per costituire degli orti scolastici e comunque riagganciandoci alla biodiversità agraria. Tutte queste scuole vanno a comporre comunque quella rete. Senti, io volevo chiedere una cosa. Come mai la mia voce così squillante da tutto invece? Vabbè, volevo chiedere, vabbè, abbiamo parlato di questa cessione, ma adesso qui ci sono molti giovani. Diciamo quali sono queste varietà che avete conservato tra le pace e la tua. Fai qualche nome. Qualche nome faccio. Allora, per la parte degli arbori abbiamo molti ecotipi di mele, molte recuperate nei sedilini, quindi mele rosa, mela fragola, mela cosumbue, la limoncella. Abbiamo una pera che più o meno sta da queste parti, la pera angelica di Sierra Ungarina, e poi abbiamo ampliato anche scrivendo una viscera, la viscera di Cerreto, e adesso la prossima commissione altre accessioni. E poi una susina, la pinocella, e perlomeno, cioè, il grosso è rappresentato dalle mele. E poi abbiamo circa 20 accessioni di varietà autoctone di olivo, perché lo stesso comunque rientra nella parte del repertorio. E la parte delle erbacce invece, allora, sostanzialmente il gruppo più grande è rappresentato dalle leguminose, quindi da diverse varietà di fagioli, il fagiolo marachello, il fagiolo americano, l'occhio di capra, il fagiolo cenerino. Quindi la diffusione più o meno è minima. Sì, volevo chiedere, ma che cosa avete che cosa c'hanno queste varietà rispetto a quelle comuni che conosciamo? Cioè, perché le abbiamo recuperate, selezionate e le stiamo conservando? Le caratteristiche rispetto alle varietà tradizionali, cioè tra una Golden Delicious e una mela rosa dei Sibillini, qual è la differenza? Io poi dirò la mia, ovviamente. E poi magari l'università ci supporterà da un punto di vista nutrizionale, però sì. Queste varietà appunto ci raccontano sia una qualità e una resistenza magari di questa, della varietà naturale, senza l'utilizzo di concimi, di fertilizzanti o di pesticidi nella maggior parte dei casi, perché come dicevo prima queste varietà si sono adattate, hanno un adattamento tale a quel determinato ambiente, e questo ha consentito loro di resistere naturalmente alle avversità. Poi magari non in tutti i casi la qualità è così, cioè spesso delle cose sono andate scomparendo anche perché magari c'era un motivo, perché non mal si conservavano, comunque, però sempre quella risorsa ci racconta un po' di storia, un po' di tradizione di quella reale, quindi comunque hanno un valore aggiunto. Certo, quindi avete capito, cioè le vecchie varietà in qualche modo, essendo selezionate nei secoli, erano arrivate diciamo a quel momento perché resistevano a tutta una serie di avversità, e l'agricoltore un tempo, non dando pesticidi, utilizzando poco, è ovvio che erano sottoposti a minore aggressione rispetto alle aggressioni che abbiamo noi dell'ambiente. A proposito, io prima azienda per l'antovia, comunque mi aggancio a quello che diceva Carlos, noi abbiamo questo bel territorio ambiente e su questo facciamo biodiversità. Una piccola nota polemica, visto quello che sta succedendo questi due giorni a Genova, prima di tutto ce lo dobbiamo conservare questo territorio, no? Quindi io qui non so se ci sono altri amministratori, dobbiamo prima conservarci il territorio e poi ci possiamo lavorare sopra con la biodiversità. Chiudo la parentesi polemica, me lo sento dire come agronomo questa cosa. E quindi queste varietà antiche sono giunte fino a noi perché diciamo erano in qualche modo immuni a determinate avversità, non solo dal punto di vista appunto delle loro avversità, ma certe varietà di grano, adesso faccio poi il passo diciamo al grano, al frumento. Il senatore Cappelli, che parlavamo con il CRA di Foggia, beh, si sta utilizzando ancora il senatore Cappelli per migliorare le nuove varietà, perché le nuove varietà non hanno quelle caratteristiche, anche dal punto di vista nutrizionale, poi ne parlerà il dottor Sabacchetti, che ci portano purtroppo oggi anche a
discasie come la celiachia, poi vediamo se ci sono diciamo legami tra le nuove varietà, quelle geneticamente diciamo non modificate ma selezionate sicuramente, e le vecchie varietà. Beh, quindi la biodiversità vuol dire sicuramente anche una migliore nutrizione e una migliore salute, ma di questo parleremo dopo. Io ovviamente l'ha fatto Caras, non ho presentato, ma l'ha fatto diciamo Caras, Slow Food, Basi qua, che ha avuto e ha grande influenza, grande funzione, diciamo, quello che è la presentazione. Però adesso continuo con loro, poi intanto tutti scambi, no? Ecco. E quindi Ambra, hai detto la conservazione. Ma che lavoro stai facendo con gli agricoltori? Cioè, che rapporto c'è con gli agricoltori in questo momento? Quando ti vedono, che cosa succede? Gli agricoltori in questo momento. Perché poi, insomma, dalle condizioni che abbiamo attivato, ci siamo anche inventati tante cose nel tempo, perché ovviamente loro provvedono alla conservazione in situ, come dicevo prima, delle risorse. Quindi con l'ASA hanno fatto praticamente una convenzione durata quinquennale e garantiscono in pratica un minimo di conservazione della risorsa. Ovviamente poi cosa ci siamo inventati nel tempo? Quello che il passaggio successivo, che magari non è neanche nell'ogica vera e propria della legge, che è quella di tutelare le risorse genetiche, ma comunque la valorizzazione e la promozione di questa attività è anche importante per la loro attività aziendale. E quindi nel tempo appunto abbiamo questi ultimi 2 anni, siamo partiti l'anno scorso perché era l'occasione del decennale della legge, e quindi abbiamo creato degli eventi, dei convegni e contemporaneamente anche dei mercatini in cui tutti gli agricoltori presentavano le loro risorse, e questo ci ha permesso in pratica di dare maggiore visibilità a loro e alle loro produzioni. Quest'anno abbiamo pensato di fare un mercatino itinerante, quindi insomma ci aspettiamo nelle reciproche feste di paese in cui appunto quella tradizione che dicevo prima ha portato un paese, una popolazione ad essere talmente legata a quella risorsa che comunque è anche una fonte di sostentamento, quindi la saga paesana legata a quel prodotto comunque è un motivo di valorizzazione. Ecco, io proprio qui volevo arrivare. Allora, adesso voglio diventare un po' venale. Bella la biodiversità, perfetto, tutto quanto, magari voglio stuzzicare l'amministratore, visto che è amministratore, quindi di denaro si intende. Ma gli agricoltori con la biodiversità, ma ci fanno reddito poi? Cioè, a che cosa serve la biodiversità ai nuovi agricoltori? È una domanda retorica, voglio sentire l'amministratore che cosa ne pensa, perché voglio capire se è un reddito marginale, è un reddito primario, è un'integrazione, è solo conserviamo la biodiversità. Che cosa ne pensa l'amministratore? Io penso innanzitutto che la biodiversità dovrebbe essere un'azione, la tutela della biodiversità dovrebbe essere un'azione che pone in essere la pubblica amministrazione, perché ha quell'interesse generale che chiaramente va proprio nella multifunzionalità dell'attività agricola. Gli agricoltori da parte loro è chiaro che alcune volte questi presidi diventano chiaramente anche un fattore di reddito importante e integrativo. Voglio ricordare solo il ruoscio di Portonovo, per dire, chiaramente in quel caso l'attività legata alla conservazione si sposa benissimo anche con la commercializzazione del prodotto agroalimentare. È chiaro che questi mercatini servono anche a questo, a creare delle nicchie di mercato dove i consumatori possono trovare questi prodotti autoctoni, questi prodotti che chiaramente sono di grande qualità e vengono dal nostro passato. Voglio ricordare che questa è una delle prime iniziative che facciamo con Urbino Slow, ma l'Assam invece ha delle attività costanti. Voglio solo ricordare che a fine mese saremo al Salone del Gusto a Torino di Slow Food, insieme agli amici di Slow Food, ancora una volta con Ugo Pazzi, dove insieme agli agricoltori custodi faremo delle attività di valorizzazione, promozione, degustazione e quindi anche di commercializzazione di questo prodotto. È chiaro, più lo conosciamo, più lo comunichiamo, più lo narriamo e più il consumatore chiaramente si rende conto di poterlo acquistare. Devo dire che una grande battaglia sarebbe innanzitutto mettere insieme il coinvolgimento del consumatore nel promuovere il prodotto marchigiano. Cioè, io dovrei avere quella consapevolezza che
quando vado a fare la spesa potrei chiaramente trovare una qualità maggiore e potrei trovare una sicurezza alimentare in un prodotto che chiaramente viene dal mio territorio ed è a chilometro zero. Io tra gli altri voglio ringraziare anche il presidente Antonio Persici, che è qui in prima fila, che è un imprenditore romano che chiaramente nella sua seconda vita, se possiamo definirla così, imprenditoriale, sta puntando all'impresa etica sostenibile, quindi all'imprenditoria etica sostenibile, e quindi si avvicina a un altro concetto che non è il chilometro zero, ma è il corpo di mangiato, cioè veramente dal campo alla tavola. Quindi c'è una riscoperta non solo chiaramente degli agricoltori, ma anche di un mondo imprenditoriale che si affaccia chiaramente alla qualità e ai prodotti autoctoni. Bene, grazie, la risposta è soddisfacente. Io vi dico sì, l'agricoltore può fare anche del reddito. Vi ricordavo che gli agricoltori, che vedremo domani su Linea Verde, la nostra domanda, se effettivamente riuscivano a fare reddito. Sì, perché le mele che loro vendono, se le vendono a 2,40€, 2,50€ di chilo in azienda, quando le mele, sapete, quando tu le vendi, vendi una Golden, una GDO, se si fa 30-40 centesimi, va bene. E si sta facendo avanti molto pubblico, perché ormai sono conosciuti e non hanno più prodotto. Quindi io credo che in un contesto particolare, specifico, di rete anche tra gli agricoltori, si può tentare anche di fare un po' di reddito. È chiaro che i prodotti, le produzioni di diversità, come diceva Caras, vanno comunque fatti conoscere il più possibile, vanno narrati. Io qui chiedo all'Assam di, con questi commenti, di fare ancora di più per la conoscenza dei prodotti della biodiversità. Io 4 anni fa che ci conosce il Cece Quercia di Avignano, che è uno dei, ovviamente provincia di Macerata, non siamo qui sul vino, uno dei prodotti della biodiversità, ha degli amici agricoltori, oggi li stanno coltivando, l'hanno prodotto in biologico, se li stanno vendendo, stiamo narrando appunto un nostro prodotto marchigiano anche fuori dalla nostra regione. Quindi credo che ci sia una buona possibilità per questi prodotti, vanno raccontati, vanno narrati bene. Insomma, questi agricoltori e custodi che finisce la storia. Allora, diciamo che poi a livello proprio di contributo, come chiedevi tu, non è che sta richiesto. Però abbiamo chiesto anche negli ultimi interventi con la regione che non si può più anche dal piano di sviluppo rurale. Probabilmente abbiamo forse stimolati in questo senso e ci dovrebbe essere una misura nella prossima programmazione appunto del 2014-2020 riferita proprio alle filiere corte e ai mercati locali, per cui si potrebbe prevedere o pensare di fare un'associazione di questi agricoltori custodi, quindi un paniere di prodotti della biodiversità che potrebbero sfruttare questo tipo di misure. Allora in questo senso ha ragione. Bene, certo, sì. Io volevo solo aggiungere una cosa rispetto, perché ci sono anche degli agricoltori, anche delle persone interessate. Ritornando al mosciolo di Porto Novo, sapete il valore aggiunto che ha dato il mosciolo di Porto Novo? Per chi non lo conoscesse, è una cozza che nasce spontanea a Porto Novo e quindi nasce solo lì in maniera naturale. Allora, una cozza, il mercato della cozza viene venduta praticamente a 0,80-0,90 al chilo. Là il moscio Porto Novo può arrivare fino a 2,60€. Questa è la differenza del valore aggiunto, per dare poi dei numeri rispetto alle cose che ci diciamo. Bene, Ambra, io ti ringraziamo perché ovviamente abbiamo capito appunto come sta lavorando l'Assam, come sta lavorando appunto la Regione Marche nel recupero della nostra biodiversità. Poi magari ci ritorniamo anche con qualche intervento, con qualche domanda. Siccome il tempo non ne abbiamo tantissimo, abbiamo ancora due relatori da far parlare. Io a questo punto, quello che dicevo prima, la biodiversità poi che cos'è? È cibo. Il cibo è fatto per sostentarsi ma anche per stare bene. E allora che cosa è successo? Che non si è fermata qui il lavoro dell'Assam della Regione Marche, ma è andato anche avanti dal punto di vista nutrizionale e salutistico. E insieme appunto all'Università Politecnica delle Marche è stato portato avanti appunto uno studio
quello di verificare appunto quali erano i valori nutrizionali di quei prodotti che Ambra ci parlava prima, quindi delle ortiche, delle legumi e dei cereali in particolare. E vediamo che cosa è successo, cosa ce la racconta la dottoressa Bacchetti adesso. Ciao a tutti, allora sì, abbiamo visto appunto come nelle persone regionali sono già iscritti tanti prodotti. Questi già hanno in sé un valore aggiunto in quanto hanno una storia, hanno tutto un patrimonio culturale. Ciò che mancava era appunto la conoscenza delle proprietà composizionali, delle nutrizionali, ovviamente poi questi prodotti in realtà vengono assunti e mangiati. Io insieme alla professoressa Ferretti ci occupiamo, siamo in un laboratorio che si chiama di biochimica degli alimenti e della nutrizione dell'Università Benedetti delle Marche e ci occupiamo appunto di alimentazione e salute e quindi quando l'Assam la professoressa Ambra Bicheretti ci ha chiesto di collaborare a questo progetto e di cercare di caratterizzare questi prodotti, certamente abbiamo preso questo progetto in maniera molto entusiasta e abbiamo cominciato a lavorare. A questo punto come abbiamo proceduto? L'Assam ci forniva i vari prodotti e noi li abbiamo caratterizzati. Naturalmente questo ha richiesto anche una ricerca per sapere un pochino quali parametri andare a valutare. E quindi tra questi cosa abbiamo cercato? Siamo andati ad analizzare i vari prodotti, quelli che sono i principali nutrienti, quindi abbiamo valutato i carboidrati, le proteine, i grassi, non solo la quantità, ma siamo andati per esempio a vedere quali tipi di grassi erano presenti, perché sappiamo che dal punto di vista nutrizionale, salutistico, non sono tutti uguali. Accanto a questo studio poi abbiamo affrontato anche la valutazione di altri parametri nutrizionali, come ad esempio lo studio di alcuni micronutrienti, perché sappiamo che gli aspetti positivi sulla salute legati soprattutto al consumo di frutta e verdura è legato prevalentemente a questi micronutrienti, che si chiamano così perché si trovano esclusivamente nel mondo vegetale e sono anche quelli che danno il colore e spesso il sapore a questi alimenti. Tra questi per esempio tipo i polifenoli, che forse è un nome che avete già sentito parlare, quindi abbiamo valutato il contenuto di polifenoli nei vari prodotti. Abbiamo valutato per esempio un altro importante classe di nutrienti che sono per esempio i carotenoidi. Questi sono importanti perché appunto oltre ad avere la funzione dell'alimento di dare colore e sapore, ma nel nostro organismo quando vengono assunti hanno proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e quindi sicuramente hanno un ruolo positivo nel confronto delle patologie più importanti del nostro periodo, come le patologie cardiovascolari. Questi dati noi li abbiamo in parte già pubblicati, quindi sono oggetto di pubblicazione sia a livello scientifico che a livello divulgativo, come ad esempio questa pubblicazione che abbiamo qua, che abbiamo riassunto tutti le analisi, tutti i vari dati che abbiamo ottenuto dalla valutazione di ortiche, legumi e cereali. Sono il lavoro in corso, abbiamo già fatto dello studio sulle fruttifere, quindi le varie tipologie di mele, come l'Appennino, abbiamo la pera, la susina bignoncella e questo sarà l'oggetto di una pubblicazione successiva. Ma scusa, avete notato qualche differenza tra i prodotti della nostra biodiversità e quelli tra virgolette convenzionali? Faccio un esempio, voi sapete che uno dei prodotti è il frumento di erbicella. Erbicella vuol dire erbetta nel macellatese, perché era considerata un grano, tant'è vero che insomma, poi si è perso per tutta una serie di motivi. Oggi un paio di agricoltori custodi, credo uno solo, l'ha ricoltivato, io lo consumo e poi ti dico cosa succede. Ma lo voglio sapere alla dottoressa, che ad esempio tra il grano di erbicella e i frumenti, appunto quelli che dicevo prima, quelli oggi conosciuti con altre produzioni e geneticamente diciamo selezionati per le altre produzioni per l'esistenza di bambini, che cosa avete notato? Allora sì, per quanto riguarda
nostro studio che ha riguardato sia appunto il frumento stesso che i prodotti, quindi la farina e anche il pane che ne deriva appunto da questa farina. Abbiamo valutato le caratteristiche composizionali e soprattutto quello che emerge è un altro valore di fibra alimentare che noi sappiamo che questa è un posto importante perché comunque favorisce il trasporto intestinale, migliora appunto la flora batterica, ma soprattutto riduce anche quello che è chiamato picco glicemico. E quindi sarebbe quell'aumento della glicemia che si ha a seguito di un assunzione di un alimento contenente carboidrati. E quindi ci è sembrato interessante andare a vedere se il pane che si ottiene da questa farina ha quello che abbiamo chiamato noi un indice glicemico, cioè noi nel senso che la letteratura scientifica chiama indice glicemico, che è appunto un parametro che ci permette di quantificare l'aumento della glicemia dopo l'assunzione. E quello che abbiamo visto è che questo pane che si ricava, questo tipo di grano, ha un indice glicemico più basso rispetto a un grano, a un pane fatto con il grano normale. Questo sicuramente ha un impatto sulla salute importante, non solo perché appunto può essere quindi assunto da tutti i soggetti che hanno interazione a livello metabolico, come per esempio i pazienti diabetici sicuramente traggono vantaggio dal fatto che questo pane ha un impatto glicemico più basso, ma è anche un fattore protettivo per tutti, insomma, quindi sicuramente questo è un aspetto che è emerso e che sicuramente valorizza questo prodotto e risponde quale qualità nazionale. Posso assicurare che è un grano veramente digeribile, se voi ci fate il pane, la pizza, renderete conto che viene lievitato completamente tutta la parte proteica, carboidrati, che non gonfia, è digeribilissimo, è proprio come c'è la dottoressa. Allora vi domando, ma perché ora non lo produciamo questo pane? Cioè, mi dispiace adesso che non c'è la Stefania Scarabotti, che è l'unico agricoltore, c'è Stefania da qualche parte? No, non credo, forse arriverà. Una domanda che feci a lei nel primo convegno, anzi mi hanno dimenticato, qui risponde Simone, risponde purtroppo è un grano un po' scomodo, ecco. Raggiunge delle altezze notevoli e poi necessariamente tende ad avvelpare magari con la densità climatica, quindi una pioggia, una grattinata più forte, quindi sono delle varietà in quel senso scomode, comunque ci fa fatica la coltivazione e spesso anche le rese sono. Bene, allora ringraziamo la dottoressa Pisanti, io vi ricordo questa bella pubblicazione, valorizzazione nutrizionale di ortiche e legumi cereali del repertorio della Biodiversità Agraria delle Marche, appunto in collaborazione con Assam e l'Università Politecnica. Vi invito veramente a prenderlo, ce ne avete delle copie, a leggerlo e a farne tesoro. Bene, a questo punto io direi che passiamo la parola a coloro, a quell'istituzione ormai conosciuta da noi in Italia ma nel mondo, che ci rappresenta al Salone del Gusto di Torino tra poche settimane, che è Slow Food. La filosofia di Slow Food la conoscete tutti, lo dice già il nome stesso, e della biodiversità ha fatto un pilastro fondamentale. E so che c'è un progetto tra Slow Food Marche, appunto per Regione, di Assam, però prima di parlarci di questo io vorrei sentire qualche sensazione, qualche osservazione di tutto ciò che abbiamo detto finora. Che cosa ha colpito Slow Food, delle osservazioni, delle cose che sono venute fuori, e poi ti chiederemo qualcosa. Prego. Allora, grazie, buongiorno. Ringrazio ovviamente l'Assam e l'amministrazione comunale della città di Urbino per questo invito, che è sicuramente un passo importante verso la direzione comune che sarà la tutela della biodiversità e lo sviluppo di progetti che hanno un ampio respiro in ambito agroalimentare. Le suggestioni sono diverse, perché sicuramente si è trattato il problema della democrazia del cibo, quindi i diritti degli agricoltori che coltivano prodotti di varietà locali. Poi sicuramente un altro elemento importante è questa voglia di recuperare le tradizioni del passato.
Altro elemento ancora importante, altra suggestione che ci avete fornito è proprio il tema del prezzo dei prodotti che sono stati in qualche modo valorizzati all'interno di un percorso virtuoso da parte degli enti pubblici, per cui l'ASAM, e sicuramente questo si riallaccia al discorso del valore. Ogni cibo, ogni prodotto alimentare ha un prezzo, ma quello che vogliamo sottolineare ovviamente è l'importanza del valore. Il valore è un elemento, come possiamo dire, di senso, è il senso condiviso attorno al cibo. Senso condiviso significa che ovviamente il valore di un prodotto alimentare oggi può essere differente da quello di 20-30 anni fa e può essere diverso da quello che sarà in futuro. Il valore è costituito da alcune funzioni, da alcune caratteristiche che sono però scindibili, c'è il valore della salubrità, c'è il valore della giustizia, sia nella componente di democrazia, sia nella giustizia sociale, sia nella giustizia dei prezzi dei prodotti agroalimentari. Poi c'è il problema, c'è la caratteristica, diciamo, del valore come del valore organolettico, quindi di sapori, di profumi di quel prodotto. E poi c'è il valore legato proprio al fatto che quel prodotto è tradizionale, per cui è in qualche modo unico, lo ricordava prima Gianluca, è unico, non esportabile, può essere prodotto in un territorio e non prodotto altrove o dovunque, quindi non delocalizzabile. Per cui, diciamo, su questi temi Slow Food ha espresso un punto di vista che è una sorta di qualità, un concetto di qualità olistico, cioè significa che qualità non è solo la salubrità, qualità non è solo il prodotto tradizionale, ma queste funzioni differenti devono trovare un connubio singolarmente e complessivamente all'interno di singoli progetti che hanno per obiettivo la salvaguardia e il recupero di una determinata varietà. Quando Slow Food nei progetti di tutela della biodiversità realizza dei presidi, cioè realizza dei progetti su prodotti che sono in via di estinzione, fa un ragionamento non solo a partire dalla volontà del prodotto, fa un ragionamento non solo a partire dal reddito giusto degli agricoltori, fa progetti che sono calati nei territori e che partono dal basso innanzitutto, cioè cercano di cogliere quelle che sono le problematiche di una comunità di agricoltori come di un territorio. Volendo fare degli esempi, Slow Food ha sviluppato diversi presidi, per esempio sia sui temi dei prodotti del mare, sia sui prodotti della terra. Un presidio che è la bottarga di mucchio degli stagni di Cabras, per esempio, nella Baia Giustana. Perché fare un presidio su quel prodotto? Perché è più buono in assoluto? No, non necessariamente è più buono in assoluto. Però quel prodotto significa dare un maggior peso politico, tra virgolette, ai pescatori di quella zona per poter poi andare a tutelare essi stessi, a essere una voce importante nella tutela delle acque della baia di quel territorio. Quindi non è mai, questa è un'altra suggestione che ci siamo detti stamattina, non è mai solamente la ricaduta economica di un prodotto tradizionale rispetto a un altro. È un aspetto importante della ricaduta economica, ma se poi la ricaduta economica va in capo a un solo agricoltore e non va in capo a una comunità, quello significa fare pubblicità e non ci interessa fare pubblicità, noi vogliamo fare valorizzazione, salvaguardia, che è una cosa diversa, che nasce dal fatto che gli agricoltori sono disposti a mettersi insieme, per esempio, sono disposti a condividere un disciplinare, sono disposti ad avere nei confronti della comunità un ruolo di compartecipazione nella salvaguardia di un prodotto. Diciamo che nel corso degli ultimi mesi abbiamo sviluppato tutta una serie di protocolli con la Regione Marche e con l'ASAM, e qual è uno degli aspetti fondanti di questi protocolli? Innanzitutto il nostro riconoscimento come associazione locale che collabora con il nazionale, con Slow Food nazionale nella realizzazione dei grandi eventi che sono le fiere, che sono le rassegne come il Salone del Gusto Terra Madre. Ma l'aspetto fondante è che vogliamo portare nella politica locale un'idea di tutela del prodotto tradizionale, del prodotto che deve essere salvaguardato, che non vede gli agricoltori
agricoltori come gli unici custodi. Noi crediamo cioè che gli agricoltori hanno un grande ruolo nella custodia di questo materiale, di questa cessione, ma se poi non c'è la comunità intorno che innanzitutto utilizza nei ristoranti questi prodotti alimentari, che utilizza nel consumo quotidiano questi prodotti, cioè se non c'è un'idea di tutela più ampia, che è, credo che sia la direzione che l'Assam stessa ha intrapreso recentemente, quindi con il discorso degli ordini scolastici, quindi con il discorso dello sviluppo anche di rapporti con i ristoratori. Questo è l'aspetto fondante, questo è l'aspetto su cui dobbiamo ragionare, cioè significa che il prodotto non è più solo tutelato dagli agricoltori, che sono un mezzo fondamentale della valorizzazione, ma sono il punto di partenza, il punto d'arrivo alla comunità, per cui vogliamo fornire all'Assam, con i nostri convivium, con le nostre condotte, un supporto in termini di animazione e di valorizzazione su prodotti, cose che già facciamo su altri prodotti, ma vogliamo estenderlo anche ai prodotti che egregiamente hanno contribuito a salvaguardare. Questi sono un po', diciamo, gli elementi, i contenuti del protocollo di difesa che stiamo portando avanti. Quindi da un lato il riconoscimento, dall'altro anche un'idea diversa e più ampia di valorizzazione e salvaguardia di questi prodotti. Benissimo, grazie Ugo, grazie a Slow Food Market. Allora, siccome il tempo è tiranno e il mercatino di fuori ci aspetta, allora intanto io volevo di nuovo ringraziare insieme a Gianluca Caras gli istituti che sono intervenuti, l'Istituto d'Arte di Urbino, il Liceo Classico Raffaello e il Liceo Scientifico Laurani. Grazie veramente ragazzi per essere qui, grazie ai presidi, grazie ai loro docenti. Io volevo ricordare un'ultima cosa. Vi ricordo che per circa 10.000 anni l'uomo si è cibato di 10.000 specie della biodiversità del pianeta. Oggi soltanto 120-130 specie forniscono, diciamo, alimento all'uomo, con poche varietà vegetali e poche varietà animali. Non ci possiamo permettere questa cosa, non ci possiamo permettere questa cosa sia per il cibo, per la salute, per tutti i motivi che abbiamo detto prima. Allora, se aspettate un attimo ragazzi, io volevo dare la parola al vice sindaco, a Francesca Testini, per un saluto finale, dopodiché andiamo tutti di sotto e andiamo a inaugurare tutti insieme il mercatino della biodiversità. Vice sindaco dov'è? Non c'è? Sì, sta. Eccoci, prego, venga, faccia lei il saluto finale, così ci salutiamo, andiamo a inaugurare il mercatino, grazie. No, intanto saluti i ragazzi, che molti dei quali sono stati miei alunni, quindi mi fa piacere rivederli, non insegno più allora all'Istituto d'Arte, mi dispiace molto, qui ci sono anche dei miei colleghi, voglio salutare con affetto. No, questo tema non ho seguito adesso il convegno perché ho avuto, insomma, abbiamo avuto altre cose istituzionali purtroppo, però per noi a Urbino il tema delle biodiversità è un tema che non abbiamo mai assolutamente trascurato, anzi ci abbiamo lavorato e anche tutte le urbanistiche è sempre stata attenta molto al mantenimento del paesaggio perché crediamo fortemente che la qualità del paesaggio determina la qualità del prodotto e viceversa, quindi no, è questo. Del resto proprio ieri abbiamo presentato un progetto di partenariato che coinvolge tutte le regioni dell'Italia centrale, questo Terre di Pieno, e pensate che è il primo esperimento di museo all'aperto che c'è nel mondo, perché noi facciamo visitare esattamente 7 balconi, che sono 7 esattamente balconi ricreati con delle ringhiere che si affacciano sul paesaggio, che riproducono i dipinti più famosi di Piero della Francesca, dal Dittico, no, dei Duchi, fino ad arrivare al battesimo di Cristo, insomma tutti i più grandi dipinti. E quindi questo è qui la prova che siamo in un paesaggio veramente, noi siamo così come dire, dei
effetto, no? Che poi si apre la Valle Vecchia, che anche questo è un altro bellissimo paesaggio, per cui volevo finire, e lo voglio leggere come ho finito ieri, perché tra l'altro noi ospiteremo due mostre importantissime a dicembre di Leonardo da Vinci, ci sarà uno studio come che dimostrerà che la Gioconda di Leonardo è stata proprio il fondale dipinto qua nella Valle Vecchia, da Carpegna, Sasso Simoni, in compressione, insomma è un lavoro bellissimo che presenteremo in prima nazionale, e ospitiamo una mostra di Torino Guerra, un grande uomo della Valle Vecchia che ha sempre con forza difeso il paesaggio, l'importanza del paesaggio, tant'è vero che ha scritto, e qui finisco: nei piccoli mondi c'è tanta bellezza che sta morendo. Quindi con questo verso, diciamo, io lascerei questo convegno. Ci spiace per gli agricoltori custodi che avremmo potuto far intervenire, lì incontriamo il sotto direttamente al mercatino della biodiversità. Andiamo di sotto e inauguriamo tutti insieme il mercatino. Grazie a tutti. Allora, nella vostra importante comunicazione che abbiamo potuto vedere nelle vostre pubblicazioni non viene menzionato il nostro animale, segnatamente il nostro Montecentro, dove abbiamo tre produzioni importanti, lenticchie, bisole e anche birra. Come è possibile, dal lato della sua esperienza, sensibilizzare un territorio e i nostri agricoltori? Devo dire che questo è poco esatto rispetto al fatto che stiamo facendo questa intervista a fianco di un produttore di una cerataria che fa un cappello eccezionale che è iscritto all'interno del repertorio regionale. Devo dire che Montevecchia deve diventare, attraverso il vino, che è la sua capitale, un polo enogastronomico di eccellenza assoluta, perché non solo l'agroalimentare, ma il suo paesaggio è un unicum nel mondo. Ecco perché noi lavoreremo da subito insieme a Vino Food, insieme alle comunità locali, per promuovere il Montefeltro come patrimonio dell'UNESCO, per il suo paesaggio e per le sue peculiarità. Perché il Montefeltro non ha niente a che invidiare alle Langhe. Le Langhe sono diventate da poco patrimonio dell'UNESCO per il proprio paesaggio. Vorremmo che il Montefeltro diventasse patrimonio dell'UNESCO per queste qualità. Oggi siamo qui proprio per creare queste basi, perché la giornata di studio che abbiamo appena terminato, questa sensibilizzazione dei mercati per portare i produttori vicino ai consumatori, sono proprio delle iniziative che servono per valorizzare questo modello agroalimentare, che parte proprio dal Montefeltro come capitale assoluto della qualità marchigiana. Voi detenete qui a Urbino un assessorato molto importante, che è l'assessorato alla cultura. E non abbiamo ancora sentito, veduto iniziative che possono in qualche maniera coinvolgere anche il nostro Montefeltro, i nostri straordinari castelli. Ce ne sono 16 e non sono pochi. Che cosa intendete fare? Innanzitutto, anche qui il Montefeltro farà una prima esposizione, una prima presenza del vino, perché voglio ricordare che la prima mostra che organizza l'assessore Sgarbi, quindi l'assessore alla rivoluzione, voglio ricordare, non solo cultura ma anche agricoltura, è quella di Torino Guerra. E chi più di Torino Guerra è del Montefeltro, e chi più di Torino Guerra ha portato avanti diciamo negli ultimi anni il Montefeltro, quindi questo c'è un legame fortissimo. Poi ci sarà questa mostra di Leonardo da Vinci, e quindi ci sarà anche legata alla mostra di Leonardo da Vinci uno studio fatto da esperti ordinari, e dove chiaramente si afferma che il quadro della Gioconda esprime e valorizza un paesaggio come del Montefeltro, quindi a pieno titolo il Montefeltro ancora una volta rientra in quelle che sono le azioni e l'attività del nostro agire politico. Ma perché? Perché non se ne può fare a meno? Cioè non è questa una scelta, questa è una questione di opportunità. E proprio perché il Montefeltro rappresenta un unicum, un grande territorio che non può essere non valorizzato e non può essere non narrato. Noi lo stiamo facendo, è chiaro che si può fare sempre di più, però noi siamo, come si può dire, sul pezzo. E lavoreremo affinché il Montefeltro sapete diventi quel territorio che merita, cioè un territorio internazionale mondiale. Dottor Vendini, lei è un esperto di comunicazione, no? Una famosa praticamente tradizione che linea verde. Certo, come è possibile secondo lei fare conoscere a chi non conosce, a molti, un territorio praticamente sconosciuto come il nostro Montefeltro? Proprio la narrazione che è stata fatta, fa in modo che la conoscenza del territorio, il
Montefeltro non si può muovere, non può andare oltre i prodotti sugli uomini, sì, gli racconti si possono fare oltre, quindi credo che il prodotto agricolo, la produzione agricola, sia soprattutto quella della biodiversità, quella locale, quella cosa che hanno da raccontare, la storia del territorio, siano il fine della morte. Credo che questa sia la soluzione. Noi in questi giorni nel Montefeltro abbiamo assistito a licenziamenti, un'azienda importante, nel settore dei mobili ha licenziato tante persone. Come è possibile però sensibilizzare i giovani e fargli comprendere che non c'è solo insomma, l'industria ma c'è anche l'agricoltura? Guardi, proprio su questo stiamo vedendo un aumento delle situazioni in agricoltura. Che purtroppo non è un'occupazione vera, è un po' diciamo, virtuale perché proviene da settori che stanno in difficoltà. In tutto questo, comunque, i giovani stanno ricoprendo la cultura. Anche le scuole agrarie, le università, delle maggiori istruzioni, c'è più attenzione. La cultura sta diventando veramente un settore di grande interesse per la nuova generazione. Io credo che anche queste cose, le nostre figure, la comunicazione, possa essere diciamo, veramente utile per apportare. Grazie.